Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Pokémon Avventura Fento. Dopo tutti i casini tecnici, i vari problemini, adesso siamo pronti e possiamo andare a sfidare il capopalestra di tipo terra. Facciamo vedere il nostro nuovo acquisto, però prima di tutto. Perché ci sono stati dei cambiamenti. Dei cambiamenti, esatto. Allora vabbè, i soliti li abbiamo allenati, chiaramente li ho allenati. Ed eccoci qui con Ibra. Questa è stata una sua iniziativa. Io non c'ero e non approvo questa cosa. Perché chiamare un Tentacool Ibra mi sembra una vergogna. Vabbè, qual è il motivo di questo nome? Perché poi quando si evolverà in Tentacruel avrà il nasone di Ibra, no? Io Quindi. l'avrei chiamato al massimo Chiellini. Perché davvero è proprio un oltraggio chiamare un Tentacool Ibra. Ibra. E vabbè. Vabbè, speriamo che diventi leggermente forte. In verità è un po' un controsenso perché ce ne sono tanti Tentacool nell'acqua. Invece Ibra direbbe Ibra unico nel mondo. Sono Ibra. solo. Esatto, tu bene bene. Wow, non vedo l'ora di combatterlo. L'avete già vista la sfida nella scorsa parte. Stavolta, cioè, cerchiamo di batterlo. E ho messo Di Maria primo. Non importa. Change. No, 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 no. Fino alla morte. Fury. Canto, canto, canto. Tattico. Al massimo ora cambia. Buono, sì. Metti. Adesso si sveglia. Ma che palle. Senza senso. Pugno rapido. Ahia, la tempesta di sabbia, ok. Chi era? Sandslash cambia. Sensle, ok. Ibra. Sì. Ho Ibra! Entra lui! Ibra! Anche se gli manca il paura che suo. non regga l'attacco. Ecco, che non regga l'attacco fisico. Quindi? È una merda. È una merda abbastanza. Cambialo. Chi metto? Devi fare un attacco di merda. Vai. Boateng. Sì. Oh! Forza. Sì. Si aumenta la difesa, il che non va bene. Stab. No, forza, forza. Va bene, va bene. Ok, ci siamo. Sandslash continua a tenerlo. Che mo' si è tolto il. No, Però se lo rimette. Autodistruzione, no, direi. no, no, no. Tanto è morto ormai. No, Non no, no. abbiamo pozze. Ma lui tanto adesso si ricarica, forse. Magnitudo. Magnitudo, è vero. Perché non stiamo usando magnitudo? Perché può fare un Perché è po' una merda. normale. Adesso autodistruzione. Va No, bene. secondo me resiste. Autodistruzione. Beh, bravo, bravo. Ottima Puttana. scelta. Puttana. rimettiamo. Devo costa. Sì. Mega assorbimento. Sì. Ci può Sì, che ci stare. recuperiamo la Sì, ci può vita. stare, ci può stare. Sì, che ci recuperiamo la vita. Ora, Chi è? Onix. Io Sì, va bene. vorrei provare una cosa. Guarda un attimo nello zaino. L'attacco X. Esatto, bravissimo. L'attacco X. Usiamo. Usiamolo. Attenzione, proprio come gli scienziati, no? Quelli. Ora vai di pugno rapido. Perché Madu. è più in ottica per lo Steelix. Eh beh, tanto Sono finché non. strumenti che non ho mai usato in vita mia. Allora, a Neanch'io. Steelix parassiseme al prima cosa. Prima cosa. Però occhio che si rafforza. Però Ora noi gli leviamo un po' di vita. vai Pugno di rapido. pugno rapido. Ah, va bene. Bene. È fattibile come vittoria. È fattibile. Perfetto, bravo, ti sei curato. C'è il parassiseme, c'è. Va Oh. bene, va bene. Pugno rapido. Bam. Yes. E andiamo a Basta vincere. un minimo di allenamento. Cioè, un minimo di allenamento, insomma, si batte. Ah, sapevo che avresti. In realtà hai vinto tu prima, scemo di merda. Accetta questa medaglia. Ok. La medaglia terra da terro. Le E ti comiche. ricorda che te ne mancano soltanto 4. Cazzo, me ne mancano 4. Non vedevo l'ora. Con la medaglia terra ti obblighi. Sì, ti obbligheranno. Ti obbedieranno tutti i Pokémon. E che è roccia tomba. Magnitudo. Magnitudo è mai stato un MT. No, ma sono messa a cazzo. Bene. Bene, Ok. ora ai Tra nostri. l'altro, ha mai usato Magnitudo lui? No. Non che io ricordi. Vabbè. Ok, direi che c'è molta scelta. Dove andremo? Battigia Est. Battigia Nord. Battigia Ovest. Ovest. E c'è Wingull, va bene. Ok, scherzavo, ovviamente andiamo a sud. Perché ora è possibile utilizzare forza. Esatto. Perché Boldore? Perché è proprio Boldore? Tutti ce l'hanno forza. Illegale! No, no, si può, si può. Si può Si è fare? sempre potuto Sì? fare. Sì. Non l'avevo mai fatto. Oh, Magnemite. No, no. Niente da che. Vediamo un po' cosa si trova qua. Perché secondo. Qui si trova uno starter, sicuramente. Anche secondo me. Di tipo Aspetta, che erba. c'è qui?
Tempestia. Che città malconcia, Tempestia. Qualcosa scommettiamo sul tipo di Pokémon del capo palestra. Secondo me, Spettro. No, non mi ricordo. Non mi ricordo assolutamente. Aia. No, Lumel mi fa veramente cagare. No, un fuoco, non lo considero nemmeno. Ah, bacche. Io vorrei trovare qualcosa tipo Cyndaquil, gente che non usiamo da una vita. Sì, tipo che la usiamo in ogni Nuzlocke, però va bene. Quando? Ah, è vero, non è la Nuzlocke, sì, è vero. Non lo so, Pita, abbiamo trovato Higuain. Raga, alla fine i Pokémon questo. Ti parlavo di starter. Però lui è... Cioè... Lui è... Intanto lo catturiamo, perché... Perché? Uno starter si cattura sempre, a prescindere. Non si dice mai di nuovo a uno starter. Via. Però non mi deve morire di Maria, perché sennò... No, merda! Ok, bene. Ma che palle. Oh, canto. State bon. Furia. E si sveglia. Non ha assolutamente senso. Fa cagare il tuo canto di Maria. Canti veramente di merda. Allora. Tiragliela ora. La mega. Però dobbiamo armarci di ball. Cicorita. Non merita neanche. Vabbè, sì. Dagli un nome. Un nome così banale. Da uno che deve stare tipo nel box. Cigarini. Va bene. Che femmina. È proprio quello che. Vabbè, noi non guardiamo il sesso dei Pokémon. Esatto. Li contiamo tutti maschi perché essendo. Calciatori. Calciatori, insomma, non trattiamo il calcio femminile. Anche se devo dire che alcune calciatrici sono veramente dei gran pezzi di figa. Beh. Nel PSG c'è. Non mi ricordo il nome, ma c'è una figa a paura. Ti faccio sapere poi. Perché al massimo chiamiamo un Pokémon come uno di quelli lì. Bene. Tanto ci muore la gente. La gente, grande Ibra. Allora, io che tra vergogna. L'altro voglio far girare una petizione per togliere dalla squadra questo schifoso Pikachu. Io lo odio alla follia. Fa troppo cagare. La petizione. La petizione contro Pikachu. Firmate anche voi. Voglio i commenti sotto questo video per cacciare via Pikachu. Perché tu mi si ostina a tenerlo. Perché voi lo starter. Ma guardatelo, fa cagare. Non si può vedere. Guardate, è indecente. Guardate invece Jerome come muore. Ecco, anche queste cose. Vabbè, tralasciamo il fatto che tu mi sia un decerebrato. Però. Bisogna rendersi conto che la nostra squadra, comunque è vero che i Pokémon sono sempre gli stessi, però questo non vuol dire che dobbiamo abbassarci di livello, perché comunque questa è una squadretta. Sai secondo che me... perdiamo? Sei vergognoso? No, c'è ancora... Sì, no, vinciamo perché c'è Diego Costa, però... Ma è giusto, vedete, Diego Costa fa sempre il suo dovere, perché non è un Pokémon fortissimo, però è sempre un gradino sopra gli altri. Non si spiega... Ma perché è santo? Non si sa il perché, sarà perché è un santo, sarà perché è il bomber del Chelsea... È tutto, via. È un po' tutte queste cose messe insieme. Counter a tutti. No, ma noto con piacere che. Cioè, ci eravamo allenati, adesso si è di nuovo salito il livello. Degli allenatori base. Esatto. Quindi vorrà dire tu mi allenati. No! Non posso. Volevo bloccargli la porta limite. Della. E se io facessi così? Faresti. Una forza occulta ti impedisce di spostarli. Esatto. Quale gioco lo diceva? Nessuno. No? Lo dico io. Ah, ok. Sono curioso di vedere che altri Pokémon si trovano dentro l'erba. Dai, giriamo. Timbur. Lui è buono. Ma Timbur è da una vita che lo vediamo, ma non ci serve. Capito, però Conkeldurr è buono. Stiamo cercando un altro tipo di Pokémon. Cigarini. Doduo, proprio ai tempi vecchi. Volo elicottero. No. Slugma, cancro della mia esistenza. Schifezze, cioè, ma ci sono tutti questi Pokémon fuoco belli. E non c'è un bel. No, abbiamo capito che questo percorso era soltanto per mettere Cicorita da qualche parte. Oppure sai quelli che tipo non usiamo mai un bel Torchic. Bravo. Torchic avevamo incontrato Blaziken nella zona Safari Rosso Fuoco, ma ahimè. È fuggito. Ai noi. No, più che altro non è che è fuggito. Che palle, ma sono già troppo forte. Attacco rapido mezza vita. Ma guarda che Raticate. No, che... Non mettere Pikachu, non metterlo neanche Maria. Per lui. Lui segui vento. Furioso. Io canto. Sì, però non devi cantare, che già è un miracolo che non si sia già svegliato. Ecco, l'ho detto. Però noi cantiamo di nuovo e ne moriamo, via, il canto della morte. Perché ho rimesso lui?
Perché sei cercato. Perché vinciamo. Perché Ibra ha tirato la sua cannonata. Non devi rimettere quel cazzo di ma tu non lo vuoi proprio, cioè. No. A parte che è di natura sbagliata. E sì, questo già è un punto a sfavore. Guarda quanta cicciuccia di esperienza sto pirla. Ma grazie alla minchia è un topo. Che cazzo deve fare? Magnitudo che super efficace. Forza. Lui è una nuova rivelazione. Mi piace. Geromba rotolamento. Rotolamento diventerebbe OP in queste. Però al posto di Sassata. Sì, al posto di Sassata. Sì, ma non è io sono affezionato al rotolamento come mossa. Sai com'è? Cioè, hai vinto una Lega. Sì. Con quella mossa. Penso che ormai lo sappiano tutti. Forse non l'hai mai detto, però. No, l'ho già detto sicuramente. Però noi siamo arrivati a tempo. Perché piove in tutte queste città? Hanno problemi di. Perché queste scale sono qui messe, ma. Le frecce appaiono. Le nonnine. Hey nonnine. Ho un vuoto mentale assoluto. Sarebbe cuor di lava questa città. No, cosa c'è dentro in questa palestra? Guarda il tipo. Tempestia. Ma è volante, che tipo vuoi che sia, no? È vero, volante. No. Ho tirato spettro a caso prima e ho preso giusto. Ma va. Prima ho detto così spettro per dire una cazzata, per dire era volante sicuro, tempesta volante. E invece ci ho preso. Gosta. Una picco. No, Ghost veramente proprio è lo stupro della lingua inglese, Ghosta. Non si può proprio sentire. Io pensavo si chiamasse Spettra in verità, però va bene. Qui c'è qualcuno. Erboristeria. Ah, qui si dopano. No, aspetta, qui anzi si trovano cose utili, la vita all'erba, solo quelli siamo poveri. Vabbè, una. Sì, giusto così. Fare i marci. Aspetta, quali sono quelli che restituiscono 200 radice energia, dai. Ma i tuoi Pokémon ti odieranno per questo. Sei un cazzo. Tanto già mi odiano per i soprannomi che gli diamo, quindi. Tu chi sei? Non c'è niente di particolare. Niente potere. Di niente. E allora si va a sfida. Cuor di lava. Ma il fatto è che piove dentro la palestra. Interessante questa cosa, no? Ah, ci sono dei problemi strutturali, secondo me. Non è a norma. E ci sono le streghe, via. Guarda che livelli del cazzo! Appunto. Ombra notturna! Ma stiamo scherzando! Mossa di priorità! Battling! Mossa di priorità, ombra notturna. Certo, solo perché la usano tutti. Questa cosa, queste sono proprio gli allenatori che preferisco. Gli stupidi che fanno maledizione quando ho meno di metà vita. Le soddisfazioni della vita, Crivio. Allora, te. Allora, se vuoi un consiglio, Duskull. Ci alleniamo. Ma a parte quello, finché Di Maria rimane del tipo. Rimane di tipo normale volante. Cazzo, è vero. Può essere un'arma a doppio taglio. Però rimane il fatto che sia scarso come perché becca, però fa cagare quando becca. Esatto. Può farci solo inseguimento e vedi che ci leva pochino. Però anche noi gli leviamo pochino. Sono un po' stanchino. Io direi innanzitutto di allenarci appena finiscono. Appena finiscono queste lotte. È un'arma potenza. Proviamo il rotolamento. Rotolamento è provvidenziale. Guarda. Killato. Ah, bastardo. Bastardo. È giusto. Pikachu no, Diego Costa. Esatto. Piuttosto che dare exp a Pikachu. Lui è un po' limitato in sta palestra, però. Come giusto che sia. Ce l'hanno chiuso. Mega Bisharp, lo sapevi che volevamo prendere lui, vero? Vabbè, come se ci volesse un genio per capirlo. Io direi tagliamo un attimo e alleniamo qualcosa. Tagliettino tattico. Back. Attenzione. L'evoluzione. Avvolgi botta. Seriously. Mossa di merda, via. Non te la insegno. No. Sì, lo blocco. Attenzione, Ibra si sta evolvendo nella sua forma definitiva. Perché io sono Zlatan e voi che cazzo siete? Questo anno vinciamo tutto. Perfetto. Di nuovo, basta! No! Non lo vogliamo imparare a Volgibotta. Che poi ce l'aveva già prima, se me lo vuoi sapere. Era limitazione. È una mossa di merda lo stesso, fa cagare. Ed eccoci alla capo palestra. Uno sfidante, sì, che bello, uno scuola. No, non vedevo l'ora di una lotta. Io Ghost, non si può sentire. La migliore amica dei Pokémon Spettro. Sì, accetto la tua sfida. Allora, la prima volta che viene avanti, esatto, lei. A parte che è la prima volta che avviene una sfida così a caso.
E poi è stato difficile allenarli perché veramente salgono di poco. E ha 6 Pokémon. E noi ne abbiamo 4. Sì, perché Pikachu è fuori squadra. La petizione è stata accolta. Da noi. Io direi vai di rotolamento. Rotoliamo. Aia. Brutto colpo, che mi ha avuto culo. Allora, io ho ragionato sul fatto che... No, vai, vai. Esatto, se non ci confonde, rotolamento aumenta ogni volta di potenza. Ombra notturna, va bene. Quindi... Bomba, adesso c'è quello da 4, eh. C'è il quarto. Sableye. Non vediamo. No. Non lo butta giù, però. Te lo dico io. Ah, pezzo di merda. Tutta la... Pezzo di merda. Sei veramente un pezzo problema, di merda. Non ti avevo nella squadra per niente, eh. No, lascialo, lascia. Cosa facciamo? Rotolamento sempre. Continuiamo. Oddio. Aia. È stata una pessima scelta. Non sapevo che grande dovesse così tanto. Sicuramente è Sibley OP. Lui perché è ancora in squadra? Dovevamo depositarlo. No, Ibra, beh, Ibra. Depositarlo no. Ibra. Di già Ibra. Ibra Cadabra. Perché piove. Piove quindi, dentro la palestra. Piove, quindi la sua potenza è aumentata. Ma lui individua. Lui ci individua. Lui ci individua ancora. Io ci andrei di. No, vabbè, bella raggio infinito. No. Quindi via. Misdreavus. Scelta interessante. Aia. Segno raggio. Aia. No, psico raggio, è diverso. Porco schifo. Porco schifo. cosa mettiamo? Se ce l'abbiamo un. Intanto abbiamo una proteina da dare. Sì, abbiamo gassose. Gassosa, non è questo. Non hai capito, non è questo il problema. No, è stupido. Ah, che palle. Infatti. Farò passare un po' di turni. Ma sei stupido. Ah, vedi che non l'ha fatto? Continuerà a farlo se non reagisci. Hijo de mierda. Allora. No, dagli la radice energia. Sì. Ah, okay. Vedi che l'abbiamo fregato. Raggio. Ma che palle, quanto dura sta confusione? Stiamo facendo delle tattiche un po' da nabbi. Sì, lo so. Allora. È tutto quello che abbiamo. Sì, andiamo. Banet. Banet, porco schifo. Volo raggio. Ci sta. Boh, ah? Si è scavato la fossa Easy. Da solo. Che tra l'altro è ironico sì. Perché è un fantasma. Si è scavato la fossa. Dai, hai capito? Sconfiggi sto Duskrops. Le battute proprio. Duskrops è lo starter della Nuzlocke. Porca miseria. Radice energia. Ci dobbiamo curare. Non si può fare. Io ecco. Lui ha avuto l'idea che ho avuto io. Sono super puttane. Suono. Sono puttane. Adesso siamo pari. E come batte una puttana se non facendo la puttana? Ah, però lui è più puttana di noi ancora. Cosa usa? Non è una ricarica tot. Per pozione. Di un filo acido. Con l'acido proprio te ne vai via. Sgoccioli, penne. Che cosa? Io non avevo letto che c'era anche Gengar. E tra l'altro levita. A parte il fatto che levita, è un cazzutissimo, nel senso è un cazzutissimo Gengar. Come lo fermiamo? Non ne ho la più pallida idea. Radice energia, via. Per prevedere un po' cosa può fare. Ok, ombra notturna, fa molto male. Sembrerebbe super suono. Super suono. Va bene. Ora, se la fortuna è dalla notte, usiamo una radice energia. che piscione, allora, davvero. Vai di bollaraggio. Bollaraggio. Va bene. Coglione. Sì. Coglione. Ti sta come, bene. Come buttare un Gengar. Bene. Corbezzoli. Ah no, non leggo perché ho il Corbezzoli. Ho perso. Pazienza. È stato comunque divertente. Corbezzoli. Ho vinto. Fa tutto lei. Dovessi darmi una medaglia o sbaglio? Ah, non voleva darmela. Ah, ma perché so? Anche Fiammetta però non ti voleva dare la medaglia all'inizio. No, te la dà alla fine. Sinceramente non ricordo. No, chi è che è la capopalestra che non te la voleva dare? Ah, no, Chiara. È Chiara, infatti. Ah, giusto, grazie. Adesso potrei usare Surf, che non abbiamo, però non fa niente. Tanto quel navigatore qui, provetto. Qui c'è un marinaio, non il Capremo, ma il Caprone, sarà, no. Lui è il... Lui non ha un nome, è una persona inutile. È un aiutante. È tutto pronto, Candidopoli, arriviamo. Così camminiamo su. Ah, Candidopoli perché nevica. Oddio. È ancora lei. Non sei salita sulla nave. Primo avvertimento. Secondo avvertimento. Quell'abbigliamento non è adatto al tempo. Terzo punto. Non stava camminando. Stava fluttuando. Esatto. Costa.
Tutto a posto durante il viaggio? Eh sì, ma tu come sei arrivata qui? Infatti, diciamo che ho i miei mezzi. Oddio. I suoi mezzi, come fa dai Pokémon? Non me lo chiedere, mi sto facendo già troppe domande inopportune in questa parte. Ah, ora è tutto chiaro. La lotta in palestra mi è piaciuta tanto, voglio farti un regalo. Oh, surf, easy. Ben accetto. Con surf potrai navigare, ok. Sul percorso 11, se vuoi ritornate bestia. Ok. Vabbè, grazie al cazzo, penso che basti surfare da questa parte. Chiaro, chiaro. È fortunato. Oh, finalmente. Cioè, guarda qui, bisogna surf. Ah no, dobbiamo insegnare surf. Prima insegniamo surf solo. Sì. E al mitico Bidoof. Lo può fare. No, non so. Ok. Sì, ma lo può fare. Bibare lo può fare. Toglivele uno spina per ora. Sì. No, guarda, lo sapeva fare anche. Per arrivare alla palestra, guarda che tattica. Bisogna fare così. Ah. E direi che qui possiamo salutarci. Se c'è il centro Pokémon, curiamoci. No, ma a Candidopoli noi ci siamo già stati. Ma infatti noi ci siamo già stati. Era sì. La città iniziale. Sì, cioè sì. La seconda sì, città. Sì, sì, sì. L'ho realizzato solo ora. Dove bisogna andare in questo luogo? È molto misterioso. Questa regione non ho capito un cazzo di dove sono le città perché sono tutte scollegate. Però lo capiremo in un futuro. Ciao a tutti. Se la parte vi è piaciuta lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e io vi saluto. Ciao. Diffidate dalle imitazioni. Super Tummy è l'unico sgrassatore che sgrassa tutte le macchie, anche quelle più bastarde.